Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video post partita, il primo post partita della stagione, la prima amichevole Lugano-Inter, giocata proprio in Svizzera. Risultato finale 4-1 per l'Inter. Diciamo il risultato ovviamente per le amichevoli è l'ultima cosa di cui ci importa e comunque una prestazione buona. Non mi aspettavo una preparazione fatta in questo modo da Inzaghi, che comunque ha i giocatori da 5 giorni, togliendo la domenica che non fanno allenamento, quindi 4 giorni in totale. E 4 giorni in totale in cui si sono visti volti nuovi. Siamo partiti con una formazione titolare abbastanza titolare, devo dire, abbastanza titolare, perché a parte la difesa che De Vrij, Bastoni e Skriniar sono tutti e tre fuori, anche Di Marco sono fuori perché tutti gli europei praticamente per il fatto della Nations League erano andati a giocare fino a metà giugno, hanno avuto qualche giorno in più, infatti arriveranno tutti più o meno domani. E sono visti a destra Bellanova, a sinistra Gosens, in mezzo al campo Aslani con Agumè, Mkhitaryan trequartista e punte Lalula, Lukaku e Lautaro che ritornano come al solito. Fatto curioso, 3-4-1-2. E qui ci casca l'asino, come si suol dire, perché 3-4-1-2, stranamente da quest'anno, è vero che è arrivato Mkhitaryan, però perché 3-4-1-2 non 3-5-2 o 3-4-3? Ma oggi invece siamo schierati col 3-4-1-2, stranamente Dybala, quell'uno lo potrebbe fare abbastanza bene. Io non voglio dire niente, però i segnali ci sono, diciamo, in questo senso. E poi vedremo alla fine dove si accaserà Dybala, però mi pare strano che di punto in bianco abbiamo provato i 3-4-1-2, infatti però ci può anche stare perché è giusto, cioè le amichevoli sono fatte proprio per provare tattiche e moduli. Fine, del risultato non ce ne frega niente, se funziona significa che hai trovato uno schema in più, se non funziona va bene così. E comunque dicevo, in difesa abbiamo giocato con D'Ambrosio e Darmian, due terzini. E Frontarosa, che mi pare sia un centrale della primavera con cui ha vinto il campionato, che non ha sfigurato, diciamo. Handanovic ha iniziato in porta. Comunque, io ho visto più o meno fino al 60esimo perché Sport Italia fa schifo. Io ho provato a vederla sul telefono, ma perché il digitale terrestre a casa mia non prende, non si sa bene perché. Le partite di calcio non le riesco mai a vedere sul digitale terrestre. Ho provato a vederla sul telefono e non mi si vedeva, cioè dal 65esimo in poi è morto. Quindi ho visto fino al 3-0 di Correa più o meno. E niente, la prestazione buona di alcuni giocatori ovviamente non conta niente perché la strada è ancora lunga. Mi hanno sorpreso in positivo Aslani e Handanovic. Stranamente Handanovic oggi è probabilmente il migliore in campo, insieme a Lautaro, perché ho visto che ha fatto doppietta alla fine, perché ha parato veramente tanto e non ha preso gol ed è stato bravo. Cioè non me l'aspettavo che fosse già pronto, si vede che vuole lottare, meno male allora che abbiamo preso un portiere che lo può, diciamo, gli può dare fastidio perché così almeno è più motivato, ecco, diciamo così. L'altra volta c'era Radu che abbiamo visto i risultati. A proposito di Radu, il gol del 2-0 è uguale quasi al gol che abbiamo subito proprio che ci ha condannato, infatti non è stata un bel gol visto. E insomma, poi gli altri giocatori, Bellanova lo devo rivedere perché non è che mi ha fatto tanto impazzire. Però è la prima stagionale, assolutamente non dico acquisto sbagliato, acquisto, è la prima stagionale, lo devo rivedere, ecco, è rimandato alla prossima, vediamo, speriamo che si abitui alle tattiche e all'Inter in sé per sé subito. E Aslani mi ha sorpreso tanto, molto bene, ho visto proprio che Inzaghi già gli ha detto quello che deve fare perché si andava a prendere la palla come Brozovic, ha buoni piedi, sbaglia un po' troppi passaggi, ma c'ha 19 anni. È fatto, cioè, secondo me se lavora con Brozzo piano piano migliora, quindi con tranquillità assolutamente, però mi ha sorpreso veramente tanto in positivo e sono veramente contento. Gosens, pure lui un po' fuori forma, però secondo me appena ritrova un attimino la forma giusta sarà devastante. Lukaku non ha segnato, però si è fatto vedere nel primo tempo, speriamo segni in partite importanti, meglio segnare lì che in queste partite qua. Lautaro, preciso e coerente, Mkhitaryan pure. Avevo sentito che viene ancora dall'infortunio della finale di conference con la Roma, quindi deve ancora riassestarsi un attimino, però per il resto non ha disputato una brutta partita. E poi diciamo in panchina, e per i giocatori che avevamo, è entrato addirittura Lazaro,
Correa è entrato bene, speriamo che sia l'annata di Correa se deve rimanere, perché a quanto pare rimane. E niente, per il resto gli altri giocatori che sono subentrati, Onana, il gol subito non l'ho visto, ma non mi pare che fosse colpa sua, da come ho letto nella sintesi dell'Inter, che poi dal 65esimo in poi ho messo la sintesi, la radiocronaca dell'Inter, diciamo, la cosa, quindi non ho visto il gol, però non mi sembrava colpa sua. E niente, non hanno sfigurato in difesa, c'è da sistemare un attimino, ecco, l'unica cosa forse. Un po' i sostituti, dobbiamo sistemare questa difesa a livello di acquisti e capire che dobbiamo fare lo screener, perché comunque al momento abbiamo D'Ambrosio e Di Marco, che non sono difensori centrali di ruolo. Secondo me almeno un altro di ruolo lo dobbiamo prendere, perché Frontarosa come riserva lo possiamo lanciare, però a quel punto devi cedere o D'Ambrosio o Di Marco, perché giocatori comunque di livello per sostituire i tre ci servono. E niente, e quindi questo, sono abbastanza soddisfatto perché alla fine è stata un'amichevole, una bella partita, ma abbiamo visto tanti volti nuovi che non hanno sfigurato e sono felice così per ora, diciamo. Ovviamente la prima uscita stagionale non significa niente, non significa che siamo pronti per lo scudetto, però Aslani mi ha sorpreso e Bellanova ha rimandato, ecco, diciamo così, questi sono i due apici. Andanovic, speriamo continui su questo andazzo, ecco, diciamo così. Che è stimolato da Onana, speriamo che continui così. E niente, un saluto da Winterfest, ci vediamo nei prossimi giorni se c'è qualche news di mercato. Sabato rigiochiamo, mi pare, col Monaco, quindi nel caso ci si risente sabato. Alla prossima.